Benvenuti alla Roncat. Come scrive Asimov, tutti i robot nascono per aiutare l'uomo, ma a RomCap 2017 quest'anno sono arrivati i cobot, ossia i robot che aiutano direttamente gli esseri umani nello studio, nel lavoro, nell'assistenza sanitaria e persino nei servizi sociali. La caratteristica principale di questi robot è appunto l'interazione con le persone, quindi i robot capiscono quello che gli chiediamo di fare e ci aiutano a svolgere i compiti di tutti i giorni. Una robotica che punta ad entrare nelle nostre case, ad accompagnarci, ad assistere magari le persone più anziane, le persone più bisognose e a colmare quelle lacune che la società che sta invecchiando stanno lasciando sempre di più. Qui c'è un esempio di robot che può essere controllato utilizzando il corpo umano attraverso la Kinect e questo per effettuare operazioni di telemanipolazione a distanza. Noi sviluppiamo sensori che permettono quindi di avere informazioni fisiche su qualunque tipo di oggetto. Voi vedete qui dei pneumatici, possiamo misurare la temperatura all'interno di edifici, l'evoluzione di crepe, ma possiamo anche misurare dei parametri biofisici. Per esempio abbiamo dei piccoli cerotti che funzionano da termometri. Abbiamo anche dei dispositivi che permettono di ricostruire la temperatura che le mani sentono toccando degli oggetti e questi sistemi sono utili per le persone che hanno perso il senso del tatto e quindi possono evitare di bruciarsi. Secondo l'International Federation Robotics, entro il 2019 saranno 2.600.000 i robot nelle fabbriche di tutto il mondo e 42 milioni quelli per uso personale e domestico. Un mondo di nuove opportunità ci attende? Di certo sarà un futuro fatto di sfide, non solo tecnologiche, ma soprattutto economiche. I cobot di sicuro ci aiuteranno, ma facendo questo rimpiazzeranno altri esseri umani nei posti di lavoro o creeranno nuove opportunità di occupazione?